la notizia è che comunque Jeremy Abbott riesce a stare in questo momento in quinta posizione. Ma attenzione signori, qui entriamo veramente nel clima medaglie. Sapete chi è che aspetta più di tutti? Yuzuru Hanyu. Yuzuru Hanyu perché sta continuando a restare la sua. È primo con un grande free skating con 173,99. Pensate, Florent Amodio che è secondo nel free skating a 163,07. Ma ora seguiamoci. Adesso che Takahashi è un libero straordinario. Duplo, bravo! Ottimo anche triplo asse. Ottimo, secondo triplo asse in combinazione col triplo Tolu. Triplo flip, doppio Tolu. Triplo loop. Ottimo, triplo loop, doppio tolu, doppio loop. Triplo flip.
c'è la standing ovation. Fantastico! Questo blues è bellissimo, sensuale, senza pause, incredibile, costruito da Pasquale Camerlengo. Veramente fantastico. Poi ha fatto veramente tutto, tutto quello che aveva previsto. Non c'era una sbavatura, non una. È emozionante, veramente, credeteci, ci sono le bandiere giapponesi dappertutto, ma cioè, il Giappone può veramente non essere contento di più. E qui c'è una sfida tra Yuzuru Hanyu e Daisuke Takahashi. Ricordiamo ovviamente anche che è la posizione, quanti punti si portano, 80 e 50, adesso controlliamo, stavo guardando un attimo lo short, volevo vedere, Daisuke Takahashi 85 e 72, Yuzuru Hanyu 77-07, quindi ha tanti punti che si porta dallo short. Sto cercando di capire il lavoro del pannello tecnico, perché hanno chiamato tanti review, veramente tanti, praticamente su tutti i salti, alla ricerca probabilmente della rotazione completa, però fino ad ora sono stati confermati tutti, nessun sottoruotato. Assolutamente, no. Manca ancora il Lutz, il flip finale. Intanto li rivediamo, io a vederli a replay direi che sono tutti buoni. Questo è proprio Lutz che stanno valutando. Io non avrei dubbi, però io chiaramente ho solo, infatti è stato confermato. Guarda Pasquale Camerlengo come segue questo programma. Bellissimo. E lui è sensuale. Sa creare un'atmosfera incredibile, veramente incredibile. Ed eccolo al Kiss and Cry con la sua allenatrice, con Pasquale Camerlengo che ne ha curato i programmi, Andrea Bongiovanni. Penso non ci siano parole per questo atleta. Tra l'altro è una gara di un livello spaventoso, in confermati generale. Confermati tutti. Veramente altissimo. Pochissimi errori, a parte Fernandez, negli ultimi 7-8 pattinatori nessuno ha commesso errori gravi. E mancano ancora i migliori due del corto e non c'è Plushenko, cioè più di così. Sì, veramente incredibile. Esatto. Lo ricordiamo, Takahashi è terzo, Brezina che è già sul ghiaccio secondo, Patrick Chan primo, Takahashi ha il punteggio di 85-72. Per andare in prima posizione il suo libero deve essere 165, superare 165-35. Aspettiamo adesso il punteggio. Ebbene, 73 e 94, assolutamente va in prima posizione, non l'ha ancora capito, non ha ancora fatto il suo calcolo, 259 e 66, quindi Daisuke Takahashi è sul podio, Brezina che è secondo, deve patinare adesso, Patrick Chan subito dopo.